L'applauso per Andrea Verona, carichiamolo a 1000! Tre titoli mondiali consecutivi, titolo della top class Enduro GP, in livrea tricolore a Cervis, è il nostra bandiera. All'attacco parte Andrea Verona! Il pubblico, fatevi sentire, è il vostro momento, anche la Premier d'Italia! Joseph Garcia, la bandiera della KTM, Joseph Garcia. Della tabella numero 7, Will Ruprecht, campione mondiale della classe 2, terzo classificato all'Enduro GT. Ci sono dentro i from England, Steve Holcomb, la bandiera della Beta. Attenzione, dopo due anni che non vince più, vuole riscattarsi, entra Steve Holcomb. Non abbiamo tempo per distrazioni. Tabella numero 22, poliziotto delle Fiamme Oro, endurista dalla nascita, dal 2018 corre con la Honda, il nostro capitano Thomas, campione delle tre, corre con il team di Velometti, è lo svedese Michael Persson che si è giocato all'ultima gara del mondiale il titolo con Freeman Ostico. E allora, from England, Brad Freeman. È iniziato il grande spettacolo del mondiale enduro con Brad Freeman. Che è passato dal 4 tempi al 2 con la TM Factory Racing di Arno Boano. Tanto pubblico dal Piemonte, siamo vicini alla zona di Ceva. E allora, in bocca al lupo per Matteo Cavallo, l'anno scorso ha fatto un grande mondiale. Daniel Milner, TM Racing. TM con la grafica cromata. I nostri migliori azzurri, Matteo Pavoni, terzo l'anno scorso del Mondiale 3. Entra in prova. Coach, intanto andiamo a vedere. Col numero 68 arriva dall'Irlanda Jamie McKenney. Dietro con la tabella 2 si prepara lo spagnolo Marc Santoria. Pronto a entrare con la tabella numero 2. Sale Scerco con questa strana scelta di Fabrizio Zalin di schierare due piloti nella classe 2, Ruprecht e McDonald. Ruprecht utilizza il motore nuovo in versione 2024, mentre McDonald usa. E dalla Francia con la vetta Pierre Finas, team Vita Osfoto, è pronto a far cantare la moto della casa toscana. Mentre dietro di lui si sta preparando un altro francese con la Rayo, Léo Leclerc. Freeman 2.57, Verona 2.56, Thomas Ondrati 3.02, stanno arrivando i tempi piano piano. Ma da quest'anno è entrato a far parte di una squadra ufficiale, quella di Boffelli, entra! Tira fuori gli artigli Samuele, vincitore, però purtroppo ciò è la caduta. Partito un po' troppo carico Samuele Bernardini, che ricordiamolo nel secondo passaggio qua dalla Repubblica Ceca. Christoph Kobel, KBS team numero 123. Dal Sud America, tra argentini, intanto si prepara Davide Solita.
e la presenza extra di King Ardenduro, ovvero Super Billy Ball, che la vede correre davanti al pubblico. Vi chiedo l'applauso per il pilota di Sanremo, Davidino Scioreca, carico a mille! Scioreca, soprannominato dal Momo e da Iannone, al Gran Premio d'Italia, al Pensano, con Davide Scioreca. Non è facile correre davanti al pubblico di casa, la componente del tifo e la tensione. Consecutivi del Super Enduro, Billy Bolt, il re dell'estrema, ha vinto il primo titolo mondiale Enduro Hard l'anno scorso, l'ha consegnato nelle mani di Manuel Lettelbeck, è il pilota più spettacolare. Billy Bolt, from England, dall'Inghilterra. Seguito dal papà, incredibile, giovanissimo, all'esordio nella classe E1, ottavo assoluto, parte! Dal Cile, Benjamin Herrera. Pronto a entrare? Bigiarini, Matteo Segantini, vediamo anche Luca Popone. Bigiarini fa tuonare la sua squadra per i piloti del Team Solaris. Affrontare il suo quarto alla Cervis Cross Test. Grande rivelazione per Gianluca Martini, il pilota lunigiana. Martini che si è preso la vera soddisfazione, 18° assoluto nel passaggio precedente. Entra con la classica manica volta sull'avambraccio come i tempi d'oro quando correva Fabio Farioli, che ha vinto il mondiale 93. Cogliere anche Carlo Minot, dovrebbe essere pronto. Marcus Adielson. Numero 242, fuori davanti al pubblico di casa, Andrea Martini, moto con Sanremo, mentre primo visto uno dei nostri maggiori esponenti degli anni d'oro. Questo è uno dei nostri giovani emergenti. Tabella numero 25, Lorenzo Macolitto con la Fanti, che stamattina ha dichiarato dal palco di partenza in mano un petardo. Vediamo se riesce a farlo esplodere. Forza Lorenzo! Ci sono tanti italiani che vanno forte, ma impressionante come il livello è alto. Ah, il livello è altissimo, anche perché veri piloti veramente camaleontici, guidano a livello dei crossisti sulla sabbia, ma hanno la tecnica anche dei super enduristi nel tecnico e nelle estreme, quindi è incredibile quanto sia importante essere completi. Dei piloti italiani ce ne sono, ce n'è qualcuno che ti piace in particolar modo, due o tre nomi? Ma sai, mi piacciono tutti. Verona è incredibile, la leggerezza con cui guida, la fluidità. Mi piace Bernardini, perché sono amico da tanti anni, perché lui è proprio un istintivo, quindi lo... Un po' ignorante in gergo, buono, eh? No, ignorante davvero. Così come tanti ragazzi giovani che stanno crescendo, quindi bello, mi piace anche vedere come Oldrati, diciamo, della vecchia scuola, stia dando appunto le linee guida ai giovani come Bernardini, che è nuovo.